Entrano in funzione le sale operatorie per i pazienti Covid dell'ospedale di Agropoli. Il servizio, già annunciato da alcune settimane, è stato attivato questa mattina con l'intervento chirurgico su una paziente di 77 anni di Castel San Lorenzo, sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per una frattura al femore. La donna, arrivata dall'ospedale di Eboli, aspettava di essere operata dal 24 marzo. La sua positività ha reso tutto più difficile, fino a questa mattina, quando finalmente, grazie alle sale operatorie attivate all'ospedale civile di Agropoli, è stata sottoposta ad intervento chirurgico. L'operazione è perfettamente riuscita ed è stata eseguita dall'equipe composta dal dottore Massimo Zeoli e dagli operatori sanitari Luca Sodano, Biagio Tomasco, Carmelo Maffia, Rosaria Di Giaimo e la dottoressa anestesista Rosa Lampasona. Subito dopo la donna è stata trasferita in area subintensiva. Un importante momento dunque per l'ospedale di Agropoli, che vede nuovamente in funzione le sale operatorie, uno spiraglio per il futuro della struttura sanitaria del Cilento. Negli ultimi 2 anni l'ospedale di Agropoli, ricordiamo, è stato centro Covid e resterà aperto anche dopo la fine dello stato di emergenza.